Quindi da questo momento, perfetto. Allora, buonasera amici di A Tutta Wisp, siamo qua assieme a tantissimi amici che con noi trascorreranno 20 minuti circa di stare insieme perché avevamo la necessità di entrare nella casa delle ASD affiliate dei soci alla WISP di Cagliari. Io saluto anche tutte le altre ASD che sono affiliate alla WISP, i soci, gli istruttori, gli educatori, tutti gli arbitri, i giudici sportivi, i maestri, tutti quelli che lavorano all'interno della WISP di Cagliari, dentro le singole ASD. Perché è quello che ci manca. A me personalmente manca il contatto, manca vedervi, stringervi le mani e attraverso le confidenze vostre per messaggio in tanti e svariati modi, ho avuto assieme a tutti gli altri dirigenti della WISP l'idea di fare qualcosa che vi portasse la solidarietà nostra, l'amicizia nostra, lo stare tutti insieme anche se siamo distanti. E abbiamo utilizzato uno di questi strumenti che stiamo utilizzando tutti nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, e quindi ci vedremo senza toccarci, va bene? Quindi uniti ma distanti. Perché dobbiamo combattere questa guerra con un nemico che non vediamo, che è talmente piccolo e che purtroppo si sta impossessando pian pianino dei nostri corpi per farci del male. Allora noi per sconfiggerlo dobbiamo stare in isolamento. Noi della WISP siamo per le regole, per la legalità, quindi è giusto quando capitano situazioni di questo tipo. Stare dentro le nostre case, isolarci per il bene di tutti. Più lo faremo e prima usciremo tutti quanti e magari adesso vediamo attraverso le nostre chiacchierate quali sono le aspettative e in che modo potremmo anche rincontrarci. Allora, con noi ci sono degli ospiti che raggiungiamo nelle loro case e che vi presento. Allora, il primo che vi presento è Claudio Basciu della società ASD Sestu. Ci sei, Claudio? Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao, Claudio. Ecco invece Franca Vargiu, che è una socia della WISP che partecipa alle attività di ginnastica dolce alla WISP di Cagliari, seguendo i nostri corsi. Ciao, Franca. Ciao a tutti. Sì, siamo qua, siamo Ben della WISP di trovata. Cagliari. Ciao, ciao a tutti. Ciao Maura, ciao Claudio, ciao Santino. Ciao Santino, come stai? Ci Ciao, sei? sto bene, saluto a tutti. Bene, bene. Io sono del 4x4 Sardegna Club di Cagliari. Ci fa piacere ritrovarti e poi c'è Maura Corda che fa parte della società Associazione Sirio. Buonasera a tutti. E che sarà la prima ospite che interverrà alla nostra prima puntata di A Tutta Wisp e ci racconterà un po', vero Maura, di che cosa vi occupate come associazione. Prendi pure la parola. Buonasera. La nostra associazione principalmente si occupa di attività giovanile, quindi tutte le forme di ginnastica rivolte ai più piccini, fascia d'età dai 3 agli 11 anni, e poi la ginnastica rivolta alla popolazione adulta, sempre finalizzata al benessere e alla salute. Come vi dicevo, l'attività più grande è quella del centro estivo. Adesso nelle immagini vedete un po' ciò che noi facciamo durante 3 mesi d'estate, principalmente
al mare, ma anche in strutture sportive. Questo era un corso di immersione che avevamo fatto l'anno scorso con i bambini. Vedete, l'acqua ce lo permetteva l'anno scorso, quest'anno no. È stato molto, molto carino e curioso, soprattutto per loro, avvicinarsi al mondo subacqueo, diciamo. Questa invece è l'attività motoria per i più piccini. Lui ha 3 anni, suonati. E diciamo che quella fascia d'età è fondamentale perché cerchi di dargli la maggior parte delle esperienze strutturate e non, per arricchirli davvero tanto, soprattutto il loro bagaglio motorio. Ah, questa è un momento di fine partita, come vedete siamo in tanti, tutti festosi, ma non sempre così. Diciamo che anche il lato agonismo spopola in questi momenti, seppur di gioco, ma se la cavano bene, competono. Anche qui, prima eravamo nel campo di basket, ma noi sappiamo che in campo di basket si possono fare tantissimi giochi. Qui è l'attività della pallavolo, un po' anche rivisitata con giochi tradizionali come palla avvelenata, per esempio. Andiamo avanti, vediamo cosa. Allora, questa attività è nata, ahimè, perché il tempo era brutto, non ci consentiva di entrare in acqua, allora abbiamo preso tubi, tavolette, ci siamo imbattuti in percorsi sulla spiaggia. Niente ci ferma. Tanto lo sport e tutto ciò che riguarda il movimento, non è detto che dentro un cerchio ci si debba per forza saltare, si possono fare tantissime altre cose. L'importante è muoverci. E comunque stare insieme. Ecco qua un altro esempio: con un semplice palloncino si possono creare veramente tantissimi giochi che per noi possono sembrare banali, però a loro divertono e soprattutto per chi ci lavora con loro conosce cosa c'è dietro quel gioco. Non solo in termini, diciamo, di capacità motorie realmente, ma anche un avviamento a qualcosa di più importante. Questa era una giornata dedicata, era un sabato, alla promozione e alla conoscenza del beach tennis. Attività che prima magari si faceva soprattutto in estate, invece per fortuna quello era un giorno prima venire. Era in procinto dell'inizio dell'attività estiva. Noi li seguiamo tutto l'anno con questi appuntamenti qua e poi ovviamente con l'attività, eccola, l'attività al chiuso, anche questa è dedicata ai più piccini, dai 3 ai 5 anni. Qui li avviamo un po' all'arrampicata con grande gioia dei genitori, ma loro si divertono. Anche qui. Questo in teoria era un semplice gioco di coordinazione, di precisione e anche qui arrampicata. Che poi tutte queste attività sono la base di quello che poi sarà l'attività sportiva. Questo è il classico esempio che le barriere le vediamo noi, loro no. Basta un pallone, ci riuniamo tutti quanti e giochiamo come va. Vediamo cosa. Ah, un delirio! Cosa sta succedendo? Eccoli! Staffetta! Questa è l'attività principale, diciamo, di questo centro estivo, tra virgolette atletica leggera, però con tutti i presupposti per un avviamento a qualsiasi altro tipo di sport. Maura, quindi questo ci hai un po' raccontato quello di cui vi occupate. Quindi la vostra attività è prettamente stagionale oppure operate per un arco di tempo vasto, magari tutto l'anno oppure dei periodi anche specifici? Allora, per quanto riguarda quest'utenza principalmente che abbiamo visto del centro estivo, organizziamo anche appuntamenti come per esempio quello del beach tennis sparsi durante tutto l'anno, mentre con le attività invernali, quest'anno come ti ho detto abbiamo fatto l'attività di ginnastica rivolta al benessere, quindi era una sorta di fitness metabolico che purtroppo si è dovuto interrompere precocemente, e poi l'attività per i piccini dai 3 ai 5 anni, che è un'attività motoria, principalmente psicomotoria.
quindi prevalentemente tutta l'estate, ma stiamo cercando di rafforzare anche l'attività invernale per stare insieme più tempo possibile, abbracciare più utenza. Ora, quindi da voi all'interno delle vostre ASD cioè diventa un lavoro quello che state portando avanti. E quindi come hai visto e come vedi il contributo governativo attualmente per il solo mese di marzo, poi si sta pensando magari di attuarlo anche per altri mesi, però non è ancora certo, se ne sta parlando. Come hai visto il tentativo comunque? La possibilità di ricevere, avere una indennità per i collaboratori sportivi. Cioè, mi chiedo anche per te che di questo vivi, che cosa significa avere ottenuto il riconoscimento, no? Di un lavoro sportivo come un lavoro qualsiasi. Allora, il pensiero è questo, che hai detto bene, tu ci vivi di sport perché come le persone che avete visto in questo video, la maggior parte si sono formate professionalmente per fare questa attività e parlo di una carriera universitaria con master, corsi di perfezionamento, quindi questo è il nostro lavoro, lavoro per la quale noi non abbiamo ancora un inquadramento giuridico. Ok, quindi il fatto che comunque sia stato ipotizzato un bonus per questa fascia qua, pur non avendo un inquadramento giuridico, un po' mi fa piacere, nel senso che guardo più in là, magari riceveremo anche noi un inquadramento giuridico in questo senso. Certo è che purtroppo penso che il settore sportivo, così pure come quello scolastico, dove noi operiamo spesso, sarà l'ultimo a ripartire. Sinceramente la vedo abbastanza difficile perché è un periodo veramente grande, non si tratta soltanto di marzo, si tratterà poi anche di aprile, di maggio, di tutta la stagione estiva e non si sa a settembre con quali condizioni noi possiamo ripartire e soprattutto riusciamo noi piccole ASD o anche quelle grandi a garantire queste condizioni? Io Quindi penso che sarà difficile. le tue aspettative personali non sono alte o comunque lontane dall'aversi. Purtroppo sì. Considera che noi per forza siamo l'attività sportiva è un assembramento di persone. E come facciamo in palestra a dire che dobbiamo stare a distanza di un metro? Come facciamo in un centro estivo? Quindi diciamo a chi ci sta ascoltando, se mai dovesse servire farlo, io mi auguro di sì, state a casa il più possibile, perché essere egoisti in questo momento significa nuocere anche a noi stessi, non solo agli altri, ma soprattutto a noi stessi, perché sposteremo più in là il giorno in cui tutti saremo liberi e soprattutto salvi. Esattamente. La priorità assoluta quando è nato, diciamo, questo problema è quello di salvaguardare la salute, ma ogni persona penso che abbia un senso civico e prima ancora di pensare a se stesso, io penso agli altri, nel senso che io sono giovane, forse ho più chance di potermela cavare, ma l'utenza con cui noi lavoriamo quotidianamente, che può essere un over 60 e noi conosciamo soprattutto chi di lavoro fa questo mestiere, conosciamo che dietro una persona che vedi magari di 60 anni o di 50 ha altre patologie pregresse, magari diabetico e cardiopatico e sinceramente io me la cavo, ma io posso essere anche veicolo di questo pericolo qua. Quindi se non ho la certezza che i miei comportamenti non abbiano una conseguenza del genere, purtroppo io che ci vivo, noi che ci viviamo, sì, preferiamo fermare un po' il treno e risalire quando tutto sarà più sicuro. Grazie Maura e A voi. approfitto adesso per
dare la parola, passare la palla, come si dice in gergo, a Franca Vargiu. Ciao Franca. Ciao. Quindi di che cosa vogliamo? Conosciamoci nel senso che gli ospiti che ci stanno, diciamo così, guardando vogliono sapere qualche cosa di quello che facciamo e soprattutto di chi siamo. Allora, sì. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita io mi occupo, attualmente mi occupo di seguire un progetto, prevalentemente di seguire un progetto per trasformare porzione di un'associazione di un'associazione in impresa privata. Io sono laureata in economia, quindi questo è prevalentemente il mio lavoro. Di fatto seguo la rendicontazione di progetti europei, di progetti con il Ministero e di vari progetti regionali e del Comune di Cagliari. Questo è quello che faccio. Come vai? Sì, nella vita lavorativa, eccetera. Sì. Quindi hai anche una famiglia, sicuramente. Ho una famiglia, ho tre figli adulti, tre figli grandi di 20, 24 e 25 anni. Fortunatamente sono quasi tutti autonomi. Come concili la famiglia, il lavoro e anche il tempo libero, durante allora, il quale l'attività di motoria, quindi di ginnastica dolce e anche altro? Sì, ci sono ovviamente due momenti come per tutti noi, il prima e il dopo coronavirus. Attualmente ovviamente lavoro tutto il giorno da casa e studio moltissimo perché mi rendo conto che la nuova impostazione di lavoro sarà quella online, quindi devo acquisire moltissime competenze in questo campo. La vita prima, il tempo libero prima del coronavirus, in parte appunto era la frequenza della palestra di Maura e delle amiche. Quello era proprio il momento di stacco dalla quotidianità, perché per noi della palestra era veramente importante. La palestra di Maura è una palestra speciale perché è una palestra popolare, perché consente veramente a chiunque di essere frequentata, perché diciamoci una delle caratteristiche è quella, penso, di avere un prezzo estremamente popolare. È popolare perché è una palestra di quartiere e accoglie le persone sia del nostro quartiere, ovviamente, che anche altre persone che poi si sono affezionate al nostro gruppo. Ci consente di socializzare. Muoverci per noi è importante, io sono una donna di quasi 60 anni, per cui per me il movimento è importantissimo. Io, come tutte le altre, abbiamo avuto diverse fasi della vita, abbiamo avuto gravidanze, abbiamo preso peso, ci siamo fratturate, ci siamo rialzate. E lì è consentito a chiunque veramente di cimentarsi con il proprio corpo e con le proprie possibilità. Vi faccio solo un esempio. Quando io sono entrata lì, io non sapevo più correre, è una competenza che io avevo perso, non lo facevo più, non correvo più, non lo sapevo fare più. Non dico che adesso corro, o meglio, non corro velocissima, peraltro adesso io non ho più paura di correre. E per me è stata una grande conquista. Un altro elemento che veramente ci caratterizza quel gruppo, ma penso come tanti altri, è quello della socializzazione. Chiunque lì ha veramente modo di confrontarsi con le altre persone, di confrontarsi senza peraltro conoscere molto le une delle altre, però con un senso di piacevole compagnia e mi permetto di dire per certi versi anche amicizia, l'amicizia speciale, perché l'amicizia che si scatena in quella condizione. Questo è quello che generalmente ci dà. Poi non nascondiamoci che ogni tanto ci mangiamo qualcosa tutte insieme. E adesso in questo periodo di distacco, Maura credo che faccia parte della sua professionalità, ha avuto modo di tenerci comunque unite. Noi abbiamo un gruppo su WhatsApp e questo gruppo permette a molte di noi che comunque vivono sole, non è il mio caso, ma tante di noi vivono sole, di avere comunque una compagnia. Speriamo comunque che esista già nella fase 2 la possibilità quantomeno di incontrarsi da qualche parte, anche in maniera molto lontana, anche occupando spazi che non sono più spazi tradizionali, come per esempio delle strade. C'è la possibilità comunque, specialmente nel nostro quartiere, di
chiudere degli spazi e dare modo alle persone comunque di muoversi. Incontrarsi alla distanza si può fare, certo che purtroppo è dato alla responsabilità degli individui. Questa è la pericolosità, che laddove poi ognuno decide la propria distanza, quel momento diventa pericoloso. Lei, Maura, è quella che ci conosce meglio in quanto al movimento che ciascuna di noi può fare. Secondo me è possibile che la WISP proponga proprio questo, anche da lontano, ai nostri maestri che ci conoscono e sanno quali sono le nostre possibilità, raccontarci un po' come possiamo comunque continuare a muoverci e darci una tabella che poi loro potrebbero magari da lontano riscontrare, perché comunque purtroppo quando ci fermiamo ci sediamo e la casa ammala ciascuno di noi a modo suo, per cui questo contatto con l'esterno e con il nostro corpo e con chi ci ha seguito durante l'anno io penso che sarebbe veramente importante, per cui se c'è una possibilità di chiedere qualcosa alla WISP è proprio questo, di incoraggiare così l'attività a distanza, perché questa è quella che dovremmo fare per tanto tempo. Grazie Franca, guarda, hai sintetizzato ma soprattutto hai fatto un'analisi a 360 gradi di cos'è la WISP poi, perché l'hai descritta a meraviglia con l'attività che tu fai, sei stata bravissima, ma soprattutto mi dai l'opportunità di presentare Maura non solo come presidente di un'associazione sua, ma come responsabile dell'area dello sport per tutti e di cittadinanza della WISP di Cagliari. Maura è anche una componente, l'unica componente donna della giunta della WISP di Cagliari, e anche il presidente del consiglio della WISP di Cagliari, quindi come vedi ha degli incarichi di responsabilità e ci affidiamo a lei, perché poi lei è il futuro della WISP di Cagliari, essendo tra le più giovani. Quindi ci fa piacere sapere che quello che la WISP di Cagliari fa attraverso il lavoro di Maura è apprezzato e in futuro può dare ancora tanti frutti. Grazie Franca. Grazie. Passo la parola a Santino Gitto. Santino, Franca ci ha detto... ho perso l'abitudine alla corsa, no? E quindi l'ho dovuta riacquisire attraverso l'attività motoria. Con te parlare di corsa ci va da nozze, perché insomma non è una corsa a piedi ma è una corsa con le autovetture. Descrivici un po' di che cosa ti occupi tu con la tua ASD 4x4 Sardegna Club. Allora, la nostra associazione è nata nel 1981, quindi è un po' vecchietta. E ci siamo, all'inizio era un'associazione che si dedicava quasi esclusivamente a organizzare e partecipare a gare, sia italiane che estere, dove alcuni dei nostri hanno partecipato anche a delle Parigi Dakar. Quindi abbiamo una tradizione di gare in fuoristrada. Poi, maturando con gli anni e con l'età, ci siamo dedicati al sociale e siamo intervenuti nelle varie calamità che abbiamo avuto nell'isola, da Muravera all'ultima di Olbia, dove siamo andati a una lì che era isolata a portare degli aiuti che ci hanno ringraziato e quindi siamo stati anche gratificati per quello che abbiamo fatto. Poi con l'arco degli anni abbiamo creato anche una scuola di guida sicura 4x4. Questa scuola, da quello che ci dicono dalla penisola, è la scuola più efficiente che c'è in Italia. Abbiamo organizzato da novembre a gennaio 5 corsi di guida sicura e un corso di aggiornamento, cosa che non hanno fatto da nessuna parte. Avevamo in programma, poi abbiamo organizzato quella gita, quella giornata per i bambini non vedenti che abbiamo chiamato Giovani Campioni,
Avevamo in programma per marzo una visita a Nuraghe di Diana in notturna. Avevamo per aprire in programma una gita a Domus Novas e al Tempio di Antas, cose che ci sono rimaste un po' sulla gola perché non siamo riusciti a farle. Però c'è rimasta la soddisfazione che a febbraio abbiamo organizzato quella giornata per i bambini non vedenti. È stata una giornata favolosa perché i bambini hanno fatto da navigatori, erano 10 bambini con 10 fuoristrada guidati da 10 dei nostri istruttori. I bambini facevano da navigatori, avevano il loro roadbook scritto in braille e davano le indicazioni al pilota della strada che dovevano fare. È stata una giornata diversa per loro perché era un qualcosa che era per loro, era al di fuori della vita normale. Se mi dai l'opportunità, diamo la possibilità a chi ci sta ascoltando e vedendo di vedere un piccolo contributo, una clip di un minuto e mezzo su questa giornata che stai descrivendo. Poi ritorniamo da te. Va bene. Allora, la terza era sotto il ponte. Quando è Aaron? Sotto il ponte c'è una nota che legge di passare. La quarta, sì, legge la quarta. Allora, la nota quarta dice di dice che i chilometri sono 1,320 metri, e i metri che sono 120. Okay. Poi dice alla rotonda uscire alla prima. Ok, è arrivato anche Carlo con Leonardo. Ok, uscire alla prima. Un alunno che chiamo sempre Leonardo. Uscire alla prima a destra e poi continua e poi dice di passare sotto il ponte. Passati. non seguire l'indicazione agli Cagliari. Perfetto, non l'abbiamo seguita bene, quindi adesso siamo pronti per la quarta, per la quinta. Sì. E cosa succede alla quinta? Alla quinta i chilometri sono 1,420 e i metri sono 100. Dice finisci. Qual è qui? Vabbè. Per aprire. Finisce l'asfalto. Stiamo partendo, Abbiamo capito. Santino, è anche commovente perché insomma. Diamo l'opportunità a dei bambini che purtroppo hanno avuto la sfortuna di non vedere di far parte di questo mondo, di sentirsi utile per gli altri. Ma la cosa più bella è stato al ritorno, quando ci siamo salutati, che sono venuti delle mamme ad abbracciarmi in lacrime e a ringraziarmi, a dirmi mio figlio non ha mai avuto una giornata più bella di quella di oggi. E tutti i nostri istruttori sono venuti da me per dirmi dobbiamo organizzare delle altre per questi bambini perché se lo meritano, sono splendidi, hanno un qualcosa in più dei bambini normali. Non è vero che sono disabili, hanno qualcosa in più. Quindi la nostra associazione, che è sempre stata nel tempo un gruppo di persone che pensavano a divertirsi, poi sono diventati anche con la scuola, diciamo, persone serie, istruttori, qualificati, iscritti all'albo del CONI. Adesso siamo messi abbiamo pensato di fare delle cose, dedicarci al sociale. E infatti abbiamo in programma nel prossimo futuro, sperando che questo virus ci lasci in fretta in pace,
di andare avanti su questa strada. Grazie Santino. Ascolta, una curiosità, ma in questo periodo di reclusione da innocente, dentro quattro mura domestiche, che cosa fai? Ti alleni anche tu? Fai qualcosa? Non credo che ti porti un'automobile dentro casa per fare esercizio. No, no, ci incontriamo tutti i martedì in videoconferenza con tutti i responsabili delle strutture dell'automobilismo e ci parliamo di tutti i progetti che abbiamo, di tutto quello che facciamo e di quello che dovremmo fare, insomma. E poi io per allenarmi c'ho la ciclette che però non c'ha motore. Vabbè, comunque è sempre un attrezzo che ha a che fare con le ruote in particolare. In questo caso non la ciclette, però richiama un po' la bicicletta. Grazie Santino. Perché mi manca molto l'aria aperta, le nostre montagne. Quello mi manca molto, il profumo della montagna, degli alberi, dei fiori, quello mi manca molto. Quello ritornerà sicuramente. Allora, chiudiamo la nostra puntata dando adesso la parola a Claudio, che cambiamo la disciplina dalla ginnastica al motorismo, quindi al calcio, che è un po' la disciplina, diciamo, forte alla Vispa di Cagliari, nel senso che ci sono parecchie ASD che vi partecipano, tra cui l'ASD appunto di Claudio, che è l'ASD Testu. La prima domanda che ti faccio, Claudio, è questa: io vi conosco e per me scrivere la vostra ASD è molto facile, così come altre del calcio, ma chi ci sta ascoltando non vi conosce, quindi se dovessi tu utilizzare tre aggettivi o comunque una breve sintesi per descrivere l'ASD Sestu, cosa ci diresti? Allora, intanto buonasera a tutti, volevo fare complimenti sia a Santino che a Maura per le loro attività, perché sono veramente delle bellissime attività. Poi io sono una persona abbastanza diciamo, mi commuovo facilmente avendo tre figli, quindi vedendo questo tipo di video non posso che fare un applauso enorme, perché sono delle attività veramente, veramente stupende. Per quanto riguarda il mio settore, che è il settore del calcio, che è lo sport che cui amo, descrivere la mia squadra è facilissimo. Il primo aggettivo è famiglia, sicuro, perché noi lo siamo veramente. Io gioco in questa squadra da circa 15 anni, quindi come hai detto tu ci conosciamo abbastanza bene. E ciò che ci rafforza è sempre lo spirito di gruppo, quindi lo spirito di famiglia. Siamo tutti amici, ci frequentiamo anche fuori dal campo. In momenti anche come questi siamo sempre uniti e cerchiamo sempre di darci una mano l'uno con l'altro, sia a livello spirituale che anche economico, proprio perché noi siamo veramente una forza tutti insieme, tutto qua. Claudio, e se qualcuno non avesse ancora capito, diamo un contributo video per far capire che cosa è l'ASD Sestu. Ora, ci sono anche tantissime altre realtà come l'ASD Sestu, però sì. Oggi siamo entrati a casa di questa società e facciamo capire chi sono i ragazzi e i soci dell'ASD Sestu. Facciamo partire il contributo, eccolo qui. Va bene. Forza ASD Sestu. Ciao ragazzi, andrà tutto bene. Ciao.
va tutto bene. Dammo, è tardi, io che sto mangiando e poi devo andare a giocare. Ma ora che non vuoi uscire? Come non uscire? No. No, vabbè. Vinci due con il coronavirus e poi andrà tutto bene. Ciao, Vincio. Ciao ragazzi, sto bene, eh? Ciao, io vado. Ma dove stiamo? Oggi è sabato, dove devo giocare? Non puoi uscire, ciao. Ciao ragazzi, abbiamo sconfitto tutti, sconfiggeremo anche il coronavirus. Vi voglio tanto bene, mi mancate. Ciao ragazzi, per battere il coronavirus bisogna dare la testa. Ma la prendi. Dai raga, stiamo a casa e andrà tutto bene. Come dice il mister, una sciombala dalla cilena, state a casa. Signor Castagna? Raga, ciao ragazzi, questa partita è un po' più dura del solito, comunque la vinceremo come le altre, ok? Siamo a casa. Dammi. Buono. Le gambe a chi? Bella, sei tu. Se, quella bacca che è piena è perché tutte quelle coppe le abbiamo vinte insieme. Facciamo insieme, andrà tutto bene anche questa volta. La grande richiesta è solo per voi. Ragazzi, stiamo per Claudio, non si scherzo, così qui. No, è più bene. Mi vedo bene. Allora, ragazzi. Niente nella tua fiducia, forza. E io ho fiducia, anche in questo video, anche la tua parola. E siamo a casa, andrà tutto bene. Vittorio, andrà tutto bene. Ciao raga, un grande saluto dal mister e dalla presidentessa e da Daniel. Claudio, credo che i nostri ospiti abbiano capito cosa è la SDS, perché insomma giocate a pallone anche dentro casa, non c'è niente, sì, da fare proprio. Il pallone, andiamo al bagno e ti troviamo il pallone. Allora, la colpa è la vostra che ci permettete di giocare ogni anno e divertirci, quindi poi appunto anche di socializzare, come hai detto tu, perché noi l'SDS è una realtà, ma come hai detto tu ce ne sono tante altre che sono anche decennali come la nostra, quindi ormai oltre a essere noi una famiglia lo siamo tutti quanti, quindi conosciamo arbitri, conosciamo avversari che sono diventati anche amici. Il social è un mezzo molto forte per poi appunto cercare di farci forza e di dare anche qualche consiglio, quindi di cercare di stare a casa in questo periodo, perché rispettando le regole poi tutto ciò si può risolvere prima, quindi vedi anche la situazione di Maura, magari potrebbe anche risolversi prima, quindi iniziare la sua bellissima attività. Come hai visto il nostro video, noi fortunatamente abbiamo un gruppo WhatsApp dove
ci possiamo sentire e vedere tutti i giorni, anche se poi le piccole cose come un abbraccio ti mancano tantissimo, quindi noi non vediamo l'ora che tutta questa situazione si risolva per dare due calci a un pallone. Io sono sicuro che non siete gli unici, perché sentiamo un po' tutti. La domanda per chiudere che ti faccio è questa: sarà difficile riprendere, perché è ovvio che se ci permetteranno di uscire, ma di stare distanti, una disciplina come il calcio è difficile, perché se vado in campo non ti posso marcare stretto, Claudio, quindi devo stare a un metro di distanza, magari anche di più, e mi viene difficile. Ora, so che deciderete poi tutti insieme, perché è ovvio, stando all'interno delle leggi della legalità, attraverso il responsabile Giovanni Loddo, che sta organizzando un incontro, un'assemblea con tutte le società, sicuramente prenderete la decisione migliore, insomma, da fare. Chiudo con una cosa: è più difficile, cioè più sentita, l'attesa della partita o l'ansia di battere un rigore sul risultato di pareggio a un minuto dalla fine? Bella domanda. Allora, io ti dico l'attesa di una partita, perché prima i rigori li calciavo e non li segnavo quasi mai, quindi ora non ho più questo compito. Però pur essendo una partita amatoriale, come ben sai, noi siamo anche una squadra che ci tiene comunque a vincere, quindi alla competizione. Io il sabato la sento la partita, quindi un po' di ansia la ho sempre. Poi un rigore lo sbaglia solo chi lo tira, quindi diciamo che l'ansia più o meno accomuna a tutti. Verissimo, verissimo. Io approfitto allora di quest'ultimo spunto di Claudio, ringrazio Franca Vargiu, Santino Gito, Maura Corda, Claudio stesso. Spero che vi siete trovati in casa con noi della UISP di Cagliari. Abbiamo trascorso una mezz'oretta insieme. Vi portiamo ancora la nostra vicinanza, il nostro abbraccio virtuale. Pur essendo distanti, è un modo per sentirci tutti uniti, raccontando all'esterno quello che facciamo e quello che siamo. Quindi auguro non solo a voi, ma anche ai nostri spettatori, chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, un carissimo augurio di buona Pasqua, di buon proseguimento delle vostre attività. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti, perché la UISP di Cagliari verrà ed entrerà nelle vostre case, nelle case di altre ASD e di altri soci. E come è mio consueto chiudere questi appuntamenti, a tutta UISP. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti e buona Pasqua. Ciao. Buona Pasqua a tutti, grazie mille per l'invito, buona serata. Ciao, arrivederci, ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Speriamo di trovarci di persona e abbracciarci. Senza dubbio. Ok. Senza dubbio. A presto. Ciao. Ciao, ciao.